Allora facciamo, andiamo a verificare un esempio di disuguaglianza triangolare nelle tre norme. Allora prendiamo la funzione, allora AB è l'intervallo, mettiamo 0,2 o 0,1, chiudo un po'. Allora, prendiamo la funzione f di x uguale 1 e prendiamo la funzione g di x uguale x. Andiamo a calcolare la norma di f e di g. La norma di f in L1 fa 1, la norma di g in L1 fa 1/2, perché l'integrale da 0 a 1 di x fa 1/2. Ovviamente f più g fa 1 più x. La norma di f più g in L1 fa 3/2, perché l'integrale di 1 più x tra 0 e 1 fa 3/2. Le funzioni sono entrambe positive, quindi sicuramente qua vale l'uguaglianza, cioè l'integrale di f più g uguale all'integrale di f più l'integrale di g. Poi andiamo a vedere la norma di f in L2, fa 1 pure lei, perché io devo fare f quadro, f quadro vale 1, integrale tra 0 e 1 fa 1, poi la radice quadrata fa 1. Invece la norma di g in L2 è più interessante, perché questo fa l'integrale tra 0 e 1 di x quadro in dx alla 1/2, quindi fa l'integrale di x quadro fa 1/3, la radice quadrata fa 1 su radical 3. Mentre la norma di f più g in L2 fa l'integrale tra 0 e 1 di 1 più x al quadrato in dx. Ma questo è uguale a elevato alla 1/2. Questo è uguale all'integrale tra 0 e 1 di 1 più x quadro più 2x elevato alla 1/2, che è uguale a 1, l'integrale di x quadro fa 1/2, 1/3 scusate, l'integrale di 2x però fa 1, pure lui. Quindi viene 8/3 però elevato alla 1/2. Quindi viene 2 radical 2 su radical 3. Beh, allora dobbiamo vedere se, allora, 1 su radical 3 è un po' più grande di 1/2, sarà circa 0,6, circa, torna a 0,6, anzi facciamo il conto che chiuso con la calcolatrice, facciamo pure. Più preciso, non, quindi radical 3, 0,577 più 1, allora 1 più 1 su radical 3 che è uguale a circa 1,577 puntini. Invece
Questa sarebbe la somma di queste norme in R2. Questo più questo. Cosa dice la disuguaglianza triangolare? Che questo deve essere più grande di questo. Andiamo a fare radical 2 diviso radical 3 per 2 sembrerebbe venire di più, quindi se viene di più vuol dire che per forza ho sbagliato. Infatti, allora, professore, sì. È 7 terzi, no? 7 terzi, sì, perché qua c'è 1 e quindi è radical 7 su radical 3. Vedete? Adesso radice di 7 terzi è 1,52, che è maggiore di radice di 7 su radice di 3, che è uguale circa a 1,52. Beh, un esempio migliore non potevamo trovarlo perché abbiamo applicato la teoria e abbiamo trovato un errore nell'esercizio. Meglio di così non poteva andare. Oh, se vado a vedere invece la norma infinito, adesso qua cancello, perché questo lo abbiamo verificato, qua lascio scritto che è uguale alla radice di 7 terzi. Allora, la norma di f infinito fa 1, la norma di g in L infinito pure fa 1 perché il massimo di x tra 0 e 1 vale 1, e la norma di f più g in L infinito vale 2 perché 1 più x il massimo lo assume pure lui in 1 e vale 2. Quindi vedete che qua, se andate ad applicare la disuguaglianza triangolare, qui avete l'uguale invece del minore stretto, qua avete l'uguale invece del minore stretto e qui invece avete il minore stretto. Perché? Beh, questa norma qui, poiché deriva da un prodotto scalare, se vi ricordate abbiamo detto che l'uguaglianza nella disuguaglianza di Cauchy spazio e quindi a catena nella disuguaglianza triangolare si ha solo quando le funzioni sono proporzionali. Queste non sono proporzionali perché x non è multiplo di 1. Invece là allora cambiamo la situazione, andiamo a mettere, rifacciamo un altro esempio, prendiamo la g, non la cambiamo, quindi voglio cambiare solo la f. Allora, prendiamo la f uguale 1 meno x, quindi f più g fa 1. Allora, la g non è cambiata, quindi la norma di g rimane la stessa, no? In tutti e tre i casi. Così rifacciamo solo metà esercizio. Andiamo a vedere chi è la norma di f in L1. Chi è? L'integrale di 1 meno x tra 0 e 1, la funzione è non negativa, quindi non c'è bisogno di valore assoluto. Quanto fa? Un mezzo. Questo è x e questo è 1 meno x. Una sale, una scende, però l'area è la stessa. E la norma di f più g in L1 quanto vale? 1. La somma vale 1, integrati tra 0 e 1 di 1 vale 1. Quindi quando andate a fare la disuguaglianza triangolare, qui nel caso della norma L1 avete di nuovo l'uguaglianza, perché 1 è uguale a un mezzo più mezzo.
Qui invece la norma di F in L1 è uguale, beh, è come la norma di x, perché se invece di fare x quadro faccio 1 meno x quadro, facendo la sostituzione viene la stessa cosa, quindi anche questa è 1 sul radical 3. Questo è un esercizio che potete fare qui, L2, sì. Il risultato è corretto, detto. Perché qua l'unica cosa che cambia è che invece di avere x quadro cioè avete 1 meno x al quadrato, ma fate la sostituzione al posto di x, fate 1 meno t, vi viene integrale di prima e fa 1 sul radical 3. E la norma di f più g in L2 invece fa 1, perché stavolta devo fare 1 al quadrato e poi la radice quadrata. Se adesso vado a fare la norma invece di f in L infinito, questa fa 1 perché il massimo della funzione f sta in 0 e vale 1. Invece la norma di f più g in L infinito vale 1 perché la funzione vale costantemente 1 in massimo e costante. Allora vedete che anche qua stavolta c'è del minore stretto, perché la norma di f più g è minore della norma di f più la norma di g. Che fa 2. Allora, quando abbiamo l'uguaglianza per quanto riguarda la norma di f, diciamo la disuguaglianza triangolare per la norma L1, quando qui lo sappiamo, quando le funzioni non sono proporzionali abbiamo la disuguaglianza vuota. Qui in realtà quando i massimi delle due funzioni vengono assunti in punti diversi. Qua la funzione f assume il massimo in 0, la funzione g assume il massimo in 1, siccome i punti sono diversi. E ovviamente le due funzioni non sono costanti, allora sostanzialmente questo è il caso, poi bisognerebbe scriverlo per bene. Nel primo caso della norma L1 invece quando c'è almeno qualche zona in cui una funzione è positiva e l'altra è negativa. Lì c'è un effetto in cui le aree si cambiano. Certo, perché anche qui avete l'uguaglianza, perché entrambe le funzioni sono così, non negative. La stessa uguaglianza avreste se entrambe le funzioni fossero non positive. Per avere un minore stretto, quando andate a applicare la disuguaglianza triangolare in norma L1, bisogna che in una certa zona una funzione abbia segno positivo e l'altra funzione abbia segno negativo. Allora, quando andate a fare la somma, quel pezzo di integrale si cancella, mentre se lo prendete con i valori assoluti non si cancella. Sostanzialmente questo è il concetto. Come vedete, sono tre norme che, per esempio, per andare a, in tutti e tre i casi vale la disuguaglianza triangolare. Però per poterla applicare, quando la si va a applicare, si possono verificare delle situazioni diverse, per esempio, per quanto riguarda l'uguaglianza, a seconda del tipo di norma. Va bene? Oh. Poi c'è un'altra questione da considerare. Noi sappiamo che la seconda norma, la norma L2, è indotta da un prodotto scalare, quindi se vi ricordate deve valere l'identità del parallelogramma. Allora, cosa dice? L'identità del parallelogramma. Torniamo al caso precedente, prendiamo f uguale a 1, g uguale a x. Allora, poi prendiamo f più g che fa 1 più x, f meno g che fa 1 meno x. Allora, cosa dice? Intanto ci facciamo le norme. La norma di f in L2 fa 1, la norma di G in L2 fa 1 su radical 2, se vi ricordate, perché l'integrale veniva ommesso e poi devo fare la radice.
Poi la norma di F più G in L2 quando fa? Io devo fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 più x al quadrato dx tutto alla 1 mezzo, e faceva radical 7 su radical 3. Ok? La norma di L2 di G L2 su radical 3. Sì, su radical 3. Perché x quadro fa norma x quadro contesto. Cioè l'integrale di x quadro contesto. Ok, andiamo a fare la norma di F meno G in L2. Stavolta devo fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 meno x al quadrato in dx alla 1 terzo, alla 1 mezzo, scusate. Quindi devo fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 più x quadro, stavolta meno 2x in dx tutto elevato alla 1 mezzo. Quindi quanto fa? Allora, questo faceva 1 terzo, questo fa 1, ma anche questo fa meno 1, quindi 1 e meno 1 stavolta se ne vanno, e quindi qua mi viene 1 su radical 3. In effetti è giusto, perché questo è, invece che x, 1 meno x è girata, ma la norma del 2 è la stessa cosa. Ok, allora cosa diceva l'uguaglianza del parallelogramma, l'identità del parallelogramma? Dice che la norma di f più g L2 al quadrato più la norma di F meno G L2 al quadrato deve essere uguale a due volte la norma di F L2 al quadrato più la norma di G L2 al quadrato. Allora, quando facciamo i quadrati, questo viene 7 terzi, questo viene 1 terzo, quindi la somma mi fa 8 terzi. Quando vado a fare questa somma qui, questo al quadrato fa 1, questo al quadrato fa 1 terzo, quindi la somma fa 4 terzi, moltiplicato per 2 fa 8 terzi. E quindi vedete che viene uguale. Ok? Viene uguale. Allora, e questo lo sappiamo già, l'abbiamo dimostrato in analisi 2, ed è vero perché questa è una norma indotta da un prodotto scalare. Allora, a questo punto a me viene, cioè a chiunque dovrebbe venire la seguente idea: andiamo a vedere se questa identità vale con le altre norme, perché se non dovesse, se vale, può darsi che dietro ci sia un prodotto scalare che le induca. Se non vale, è sicuro che non possono essere indotte da nessun prodotto scalare, altrimenti l'identità del parallelogramma dovrebbe valere. È chiaro il ragionamento? Allora, andiamo a vedere come funziona in L1. Allora, se io qua invece di L2 ci metto L1, allora la norma in L1 fa 1, la norma in L1 fa stavolta sì 1 mezzo, la norma in L1 qua fa 3 mezzi, e la norma in L1 della differenza, la scrivo là, chi ci va? Fa 1 mezzo pure lei, perché la F meno G è 1 meno x, 1 meno x fa così, se vado a fare l'integrale tra 0 e 1 fa 1 mezzo. Chiaro? Adesso andiamo a vedere. Il quadrato ci vuole sempre, però qua ci devo mettere la norma L1. Allora, quando vado a fare i quadrati, il quadrato di 3 mezzi fa 9 quarti, il quadrato di 1 mezzo fa 1 quarto, quindi questo è uguale a 9 quarti, 9 più 1 quarti, questo è uguale a 5 mezzi. Il quadrato di questo fa 9 quarti, il quadrato di questo fa un quarto. Adesso andiamo a vedere
se ci metto la norma L1 qua, se metto la norma L1 qua mi viene 1, mi viene due volte per 1 più un quarto e viene 5 mezzi per qua. Però allora, vediamo se ho sbagliato qualcosa. Allora, facciamo così. Andiamo a prendere l'intervallo. Cambiamo intervallo. E prendiamo meno 1, 1. Allora, stavolta la norma L1 di F fa 2, la norma di G fa 1 perché è valore assoluto, la norma di F più G, beh, F più G parte da 0 e arriva a 2, quindi fa sempre 2, 2 per 2 diviso 2. La norma di F meno G vale 2 pure lei. Allora, questa è la F tra meno 1 e 1, questa è la G tra meno 1 e 1, questa è la F più G, parte da 0 e arriva a 2, questa è la F meno G, parte da 2 e arriva a 0. Quindi andate a fare gli integrali, questo viene 2, l'integrale della funzione costante viene 2, l'integrale dell'altra funzione, l'area della metà viene 1, qua l'altezza è doppia, quindi l'integrale, diciamo, l'area di questo triangolo vale 2, l'area di quest'altro triangolo pure vale 2. Adesso andiamo a fare la norma di questa al quadrato più la norma di questa al quadrato, viene 4 più 4 che fa 8. Stavolta il quadrato del primo più il quadrato del secondo fa 5, moltiplicato per 2 viene 10, quindi stavolta c'è un bel minore segno. Uno dice, vabbè, ma tu hai cambiato le carte in tavola, fammelo pure con le norme 2. Allora, con le norme 2 la norma di F L2 vale radical 2, perché è l'integrale, la radice dell'integrale, la norma di G L2 era radical 2 terzi, perché G quadro fa x quadro, l'integrale faceva un terzo, ma siccome viene raddoppiato l'intervallo stavolta fa 2 terzi. Poi la norma di F più G in L2, quanto fa? Questo è come se fosse l'integrale di x quadro tra 0 e 2 che fa x cubo terzi, quindi 8 terzi, quindi questo è la radice di 8 terzi. La norma di F meno G L2 è pure lei la radice di 8 terzi. Uno dice, ma hai fatto a mente, quindi probabilmente hai sbagliato, ma vediamo subito, perché
se torna è molto probabile che abbia fatto bene. Se adesso vado a fare, qua ci metto L2 invece che L1, il quadrato di questo fa 2, il quadrato di questo fa 2 terzi, quindi viene 2 più 2 terzi che fa 8 terzi. Scusate, il quadrato di questo fa 8 terzi, il quadrato di quello fa 8 terzi, quindi la somma fa 16 terzi. Invece, da quest'altra parte viene il quadrato di questo fa 2, il quadrato di questo fa 2 terzi, la somma fa 8 terzi per 2, pure lui fa 16 terzi. Quindi, come dire, l'identità del parallelogramma deve funzionare per forza per la norma 2, perché è indotta da un prodotto scalare. Mentre per la norma 1 abbiamo appena verificato che veniva 8 da una parte e 10 dall'altra parte, quindi non era verificato. Andiamo a vedere con la norma infinita. La norma di F L infinito è uguale a 1. La norma di G L infinito pure è uguale a 1, perché il massimo della funzione valore assoluto di G vale 1 sia qua che qua. Poi la norma di F più G in L infinito vale 2, perché F più G per questa funzione qua parte da 0 e arriva a 2. La norma di F meno G in L infinito pure vale 2, perché questa qua invece scende, vale da 2, valore assoluto rimane qua. Adesso andiamo a vedere, andiamo a mettere L infinito e andiamo a vedere quanto viene. Allora qua mi viene 2 al quadrato che fa 4 più 2 al quadrato che fa 4, quindi mi viene 8. Stavolta il quadrato di questa fa 1, il quadrato di questa fa 1 e qua mi viene 4, quindi stavolta ottengo questa disuguaglianza. Quindi come vedete la disuguaglianza mi dice che l'identità del parallelogramma non è soddisfatta. Ok? Non è soddisfatta. Che vuol dire? Vuol dire che questa norma è indotta da un prodotto scalare, questa l'avevamo già verificato, questa non è indotta da alcun prodotto scalare, quella di sotto non è indotta da alcun prodotto scalare. Stesso discorso si può verificare per questa norma qua. Questa norma qui è indotta da un prodotto scalare se solo se P è uguale a 2. Perché io ci posso mettere un B generico, mi faccio i conti, in quel caso di prima, mi faccio i conti dipendenti da P, vedo che non vengono uguali, a meno che P non sia 2. Ok? Quindi abbiamo tre norme, o abbiamo una famiglia di norme, se volete. Di tutte queste norme ce n'è solo una che è indotta al prodotto scalare. Quindi quella là può chiaramente assume un significato particolare, ha la sua importanza. Per ora noi abbiamo dato molta importanza a questa norma qua, che se vi ricordate questa è la norma che ci serviva per fare la convergenza uniforme. Adesso andiamo a recuperare la nozione che se io ho uno spazio normato, la nozione di distanza allora, se io ho uno spazio normato allora, c'è la distanza indotta da una norma.
Allora, distanza indotta da una norma, che significa? Io ho uno spazio normale, questo qui, spazio vettoriale normato. Allora, la distanza, uso sempre le lettere delle funzioni perché saranno quasi sempre spazi di funzioni. Come viene definita? Come la norma di F-C. Allora, se avete una norma, è facilissimo verificare, questo qua l'abbiamo fatto in analisi 1, in analisi 2, lo ripetete per esercizio, che se questa è una norma, allora questa è una distanza. Allora, quando è che si può tornare indietro a dire se c'è una distanza e ci sta una norma dietro? Diciamo, B verifica le tre proprietà delle norme, delle distanze, ma anche verifica anche altre due proprietà. Allora, proprietà 4, la distanza di lambda f da 0, questo è uguale alla norma di lambda f meno 0, quindi la norma di lambda f viene prossimo di lambda per la distanza di f da 0. Cioè, quando vado a fare la distanza di una funzione, per esempio, abbiamo spazio di funzioni, vado a fare la distanza di lambda f da 0, questa deve essere positivamente omogenea, non tutte le distanze da questa proprietà. La quinta proprietà è che la distanza di f più h da g più h, questa è uguale alla norma di f più h meno g meno h, h meno h se ne va, questa è uguale alla distanza di f da 0. E questo si capisce bene che non è una proprietà che avranno tutte le distanze. Questa qua si chiama invarianza per traslazione. Cioè, io prendo due vettori, li traslo e la distanza rimane invariata. Allora, è ovvio che questa proprietà non ce l'hanno tutte le distanze. Se siamo in R3, è chiaro che io prendo un oggetto rigido, lo sposto, le distanze rimangono uguali, perché siamo appunto in R3 e stiamo parlando della distanza euclidea, che non solo è indotta da una norma, ma addirittura da un gruppo scalare. Però se parliamo ad esempio della distanza tra le città, allora io prendo sulla cartina la distanza stradale, faccio una traslazione e magari trovo che Formia e Cassino stanno messe esattamente alla stessa distanza in linea d'aria da, che ne so, due posti, quindi io faccio la traslazione, Formia va a finire su un posto che sta al di qua delle Alpi, Cassino va a finire su un posto che sta in alto al di là delle Alpi, ma là non ci sta il traforo. Quindi se tu fai Formia Cassino, ci sta la superstrada e vengono 35 km, se fai là ti devi fare tutte le stradine di montagna, devi scendere dall'altra parte, i chilometri sono 60. È chiaro che non tutte le distanze corrono in questa proprietà. Quindi, così come, allora, il concetto è che il prodotto scalare mi dà la norma e la norma mi dà la distanza. Tutte le indicazioni immerse non funzionano, cioè io posso avere una distanza senza che ci sia la norma, oppure posso avere la norma senza che ci sia il prodotto scalare. Allora, per tornare indietro, questo non lo dimostro, ma diciamo, se qua ci metto più la proprietà 4 e 5, allora l'indicazione vale, e se qua ci metto più identità il parallelogramma,
Allora, indicazione A. Quindi la situazione è questa. Se ci avete un prodotto scalare avete trovato una miniera d'oro. Se avete una norma avete trovato comunque una pepita d'argento. Se ci avete una distanza comunque avete trovato un buon metallo per cui lavorare. Per capire se questo metallo era argento, dovete andare a vedere se sono soddisfatti di questo tipo di metallo. Allora sì, era argento, era proprio argento. Per capire se l'argento in realtà era oro, cioè se il metallo in realtà era uno strato d'argento, qua sotto c'era oro, dovete andare a vedere se va l'identità al parallelogramma. Oh, questa parte qui è leggermente più, si può dimostrare, questo è facile, questo è un po' più complicato. Non lo sto a dimostrare. Valgano per tutti gli esempi che abbiamo fatto nelle norme LP, l'unica che è indotta al progetto scalare è quella L2. Oh. Adesso però abbiamo bisogno di andare a considerare anche un altro discorso. Il discorso che dobbiamo andare a considerare è la completezza. Se vi ricordate, in L2 noi abbiamo usato la completezza un paio di volte, anzi due volte in catena, cioè l'abbiamo usata per dimostrare il teorema delle contrazioni, che poi ci è servito per dimostrare il teorema di esistenza e unicità locale, il teorema di Picard delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine. Chiaro? Quindi sapere se uno spazio è completo o no è utile. Allora, e che significa completo? Significa che tutte le successioni di Cauchy sono convergenti. Allora, quando io ho fatto la distanza, cosa significa che F con N converge a F secondo la distanza D? Questo per definizione vuol dire che la distanza di F con N da F deve tendere a 0. Nel caso ci sia una norma, vabbè, io ho detto spazio normato, quindi in questo caso c'è la norma, se solo se la norma di F con N meno F tende con N al 0. Quindi negli spazi normali come si fa a vedere se uno spazio normale è completo? Cancello lo schiocco. Come si fa a verificare che uno spazio normato sia completo? Allora, la situazione è questa qua. Sia F con N tale che la norma di F con N meno F con M tende, quando N e M tendono a infinito, tende a 0. Questa è la successione di Cauchy. È un altro modo di dire, perché se vi ricordate, successione di Cauchy cosa significa? Però mi epsilon esiste un'ingenuità che se N e M sono maggiori di N, questa quantità è minore di Y. Che significa che quando n e m tende a infinito, questa norma, la norma della differenza tende a 0. Allora, V è completo se V è completo, diciamo,
deve esistere, deve esistere F appartenente a V tale che F con N tende a F secondo la norma, che significa la norma di F con N meno F tende a 0. Quando scrivo tende a F, F con N tende a F secondo la norma, secondo la distanza indotta è la stessa cosa. Quindi completo significa ogni successione di Cauchy deve avere limite. Limite in V però, attenzione. Allora, perché noi abbiamo dato importanza alla norma infinita? Perché adesso andiamo a vedere che la norma L1, la norma L2, la norma LP non sono mai complete. Tranne quando P uguale a infinito. Tranne per la norma infinita. Allora, qual è il problema? Andiamo a considerare C0 di meno 1, 1. Allora andiamo a considerare questa successione di funzioni qua, fn di x uguale a cotangente di nx. Ok? Andiamo a vedere che succede quando n tende a infinito. Fn di x quando n tende a infinito, allora, di che tipo di convergenza possiamo, come facciamo noi a individuare la convergenza? Noi già sappiamo che su questo spazio ci mettiamo, se ci mettiamo la norma infinita, questo spazio è completo, l'abbiamo dimostrato in analisi. Però per identificare il limite, per vedere se c'è un limite uniforme, come si faceva? Si faceva prima il limite puntuale e poi si vedeva se questo limite era anche uniforme. Allora, questa qua puntualmente a chi converge? Questo è un esercizio semplice, lo dovreste saper fare. Al segno di x per pi greco mezzo. Perché? È un esercizio che abbiamo già fatto in realtà. Perché quando, quando x è positivo, n per x non va più infinito, il cotangente va più che come mezzi. Quando x vale 0, n per 0 fa sempre 0, il cotangente di 0 tende a 0. Quando x è negativo, n per x, x è fisso, è meno 1, 1. N per x va a meno infinito, quello va a... Allora, se faccio i grafici, vi potete rendere conto. Allora, questa è la funzione limite, al cotangente di x farà così, al cotangente di 2x farà così, al cotangente di 3x farà così. Lo vedete che a x fissato questa va a pi greco mezzo, qua va a meno pi greco mezzo, qua rimane bloccato qua a 0. Si vede anche visivamente. Allora io voglio sapere però, allora adesso faccio un ragionamento un po' che dovete stare attenti a seguire. Questa funzione qua è continua? No.
Quindi la convergenza può essere uniforme? No, perché se la convergenza è uniforme, se vi ricordate, abbiamo dimostrato che il limite uniforme di funzione continua è funzione continua. Quindi questa convergenza non è in LFI. Non è in LFI. Quindi questa funzione non può avere un limite in L infinito, un limite uniforme, perché se avesse un altro limite uniforme, cioè una funzione continua, vorrebbe dire che questa dovrebbe convergere puntualmente a questa qui e a un'altra funzione che è continua, ma il limite puntuale è unico, l'abbiamo identificato. Quindi questa convergenza è puntuale e non è uniforme. Non converge uniformemente. Queste sono le due cose che sappiamo adesso. Sappiamo noi. Adesso però vogliamo vedere anche se ci converge in L1 o in L2. Cominciamo con L1. Ok? Uno dice, attenzione, però questa funzione non sta nelle funzioni continue. Però, vediamo un po'. Di questa funzione la posso fare l'integrale? L'integrale del valore assoluto? Sì, perché per fare l'integrale o l'integrale del valore assoluto posso fare anche l'integrale del valore assoluto di f con n meno questo. Sì, perché ci sta soltanto un punto di discontinuità e la funzione comunque è limitata. Questo è un integrale che si fa benissimo. La funzione è integrabile secondo Riemann, per esempio. Quindi andare a valutare la convergenza in L1 lo posso fare benissimo. Quindi andiamo a vedere. Questa qua chiamiamola f. Allora andiamo a vedere quanto vale f con n meno f in L1. Allora io dico che quando vado a fare f con n meno f in L1, questo qua mi viene due volte integrale tra 0 e 1 di y mezzi meno arco tangente di nx in dx. No, ci ho messo il 2 davanti. Perché? Perché questa funzione qua è, quando ci metti i valori assoluti è una funzione pari. Quando, vedete che questa è una funzione dispari, quando sono tutte e due funzioni dispari. La differenza è una funzione dispari e quando vado a prendere il valore assoluto è una funzione pari. Se è una funzione pari, a destra mi viene pi greco mezzo meno questo, faccio l'integrale con pi greco 2. Ok? Quindi qua mi viene pi greco meno due volte l'integrale tra 0 e 1 dell'arco tangente di nx in dx. Quindi per vedere se questa se questa funzione tende a, se questo tende a pi greco, questa fatta integrale, basta semplicemente svolgere l'integrale. Questo è l'integrale che si fa. Allora andiamo a fare integrale tra 0 e 1 dell'arco tangente di nx in dx. Chiamiamo y uguale a nx. Questo è integrale tra 0 ed n dell'arco tangente di y in dy fratto n. Ma chi è l'integrale dell'arco tangente? Come si fa? 1 su n, faccio y per arco tangente di y valutato tra 0 ed n meno 1 su n, devo fare integrale tra 0 e n di y per la derivata della tangente, cioè 1 più y qua dy uguale, continuo qua, dovevo probabilmente iniziare da sinistra. Allora questo fa, in 0 fa 0, in n fa n per l'arco tangente di n, ma diviso per 1 su n fa l'arco tangente di n meno
qua mi viene 1 su n, anzi qua se volete mettiamo, moltiplichiamo e dividiamo per 2, quindi viene 1 su 2n per il logaritmo di 1 più y quadro valutato tra 0 ed n. Allora, quando n tende a infinito, allora, in 0 questo vale il logaritmo di 1 che vale 0, in n vale il logaritmo di 1 più n quadro, ma il logaritmo di 1 più n quadro è circa, forse dobbiamo sforare, è circa logaritmo n, quindi questo tende a 0 perché è diviso per n, e quindi questo qua tende a pi greco mezzo, quindi questo che è pi greco meno 2 volte questo tende a 0. Ok, per oggi ci fermiamo qua, però voglio ripetere, la convergenza era puntuale, non era uniforme, però in L1 ci converge. Questo cosa mi dice? Che quello spazio delle funzioni continue può essere completo in L1? No, perché se io ho identificato il limite in L1, questa qua è la successione anche di Cauchy, ma è di Cauchy, ma ha questo limite che non sta nello spazio di partenza. Quindi se io voglio uno spazio completo, quantomeno ci devo mettere questo limite. In realtà ci dovrò mettere molte più cose. Quindi, sia pure con un ragionamento complicato in diretta, cosa abbiamo verificato? Che lo spazio delle funzioni continue sull'intervallo AB è completo rispetto alla convergenza uniforme, ma non è completo rispetto alla norma L1. Dopodomani verifichiamo che non è completo neanche rispetto alla norma L2 e L3.